sono particolarmente felice dell'investimento che è stato fatto oggi nella sede del comune, del palazzo comunale, perché vivificare le aule, l'aula del consiglio con la presenza dei nostri giovani, farlo compartecipando con loro da istituzioni ma da cittadini anche su tematiche importanti quali appunto quello della tratta, significa fondamentalmente formare le avanguardie del futuro in cui i diritti umani non siano un miraggio, ma certamente siano il diritto che si vivifica e che si fa appunto carne viva e che non rimanga soltanto costruito all'interno di disposizioni normative. E la partecipazione attiva dei ragazzi, le testimonianze che abbiamo ricevuto sono il segno evidente di un lavoro anche di prevenzione, di sensibilizzazione interdisciplinare che oggi più che mai in terre di frontiera come la nostra, come Reggio Calabria, in terre che sono al centro del Mediterraneo, non possono sicuramente essere declinate a eventi di secondo livello. Ciò che abbiamo detto e che abbiamo ribadito come concetto è l'utilizzo dello strumento della gentilezza a tutela e garanzia dei diritti. Il gruppo di ricerca di cui faccio parte, insieme ad altri operatori del progetto Incipit, mette a fuoco sostanzialmente quanto i media possano portare avanti uno storytelling sbilanciato rispetto alle storie dei migranti. Le donne e gli uomini vittime di sfruttamento sessuale, vittime di sfruttamento lavorativo, sono spesso protagonisti della notizia, non essendo mai destinatari della notizia. Tutti noi ci siamo informati durante il Covid attraverso la TV generalista. A loro non è stato dato modo perché appunto non esistono dei media multiculturali che possano offrire loro, ecco, anche la conoscenza e quindi sostanzialmente offrire la possibilità di conoscere i codici di condotta dei paesi d'accoglienza. I migranti sono spesso protagonisti degli speech politici e sono, ahimè, bersaglio di strumentalizzazioni quando si vuole soffiare sul fuoco delle polveri politiche. Il benchmark dei migranti purtroppo è frequente e ci rendiamo conto di quanto sia importante una contronarrazione al riguardo, permettere loro di esprimersi adeguatamente perché la conoscenza dei fenomeni permette una maggiore consapevolezza e quindi l'approdo a buone prassi politiche e sociali. Cerchiamo, soprattutto in giornate come oggi, la giornata europea contro la tratta, di sperimentare nuovi modelli e strategie di intervento appunto per accogliere adeguatamente persone che sono in fuga da guerre, da schiavitù, da povertà. Per noi, come dicevamo prima, questa giornata europea rappresenta un porre l'attenzione su un fenomeno che è purtroppo sempre attuale e sempre in crescita, anche alla luce, diciamo, dei cambiamenti geopolitici, degli assetti climatici che sono in atto e che quindi spingono le persone a migrare, soprattutto le persone più vulnerabili, e le spingono ovviamente nelle mani dei trafficanti che approfittano delle condizioni di vulnerabilità e di bisogno di queste persone. Per cui porre l'attenzione su questi fenomeni è per noi molto importante per ravvisarne ancora, diciamo, l'importanza del contrasto a determinati fenomeni. Dobbiamo anche considerare che ci sono delle potenzialità dall'immigrazione che arriva.